Ciao, sono Duke e finalmente è arrivato il momento di rilasciare il download del mio mondo e del mio personaggio di Terraria. Vorrei anche darvi alcune indicazioni su come fare a poter giocare con questo mondo. Dovete scaricare il file seguendo il link che c'è in descrizione e una volta scaricato bisogna anche decomprimerlo perché l'ho zippato. Li troverete dentro due file, uno è quello del mondo e uno è quello del personaggio. I nomi sono quelli base dati dal gioco e sono, mi pare, World 1 e Player 1. Dovete stare attenti perché quando metterete questi file scaricati dentro le vostre cartelle di Terraria, dovrete fare prima una copia del vostro mondo, del vostro primo mondo, del vostro primo personaggio, per evitare che copiandoci dentro i miei, i vostri vengano cancellati. Infatti Terraria, quando crea i personaggi, quando crea i mondi, gli dà sempre lo stesso nome, o per meglio dire, dà il nome in base al momento in cui avete creato il personaggio. Con questo intendo che il primo personaggio creato da voi sul vostro computer, nei file del gioco, avrà lo stesso nome che ha il mio e lo stesso vale per i mondi. Quindi, appunto, mi ripeto, ho fatto una copia di backup perché non vorrei che per sbaglio cancellaste i vostri mondi e i vostri personaggi. Ed è una cosa che era capitata la prima volta che avevo dato il download di un mio mondo. Quindi, un'altra cosa da dire è che le cartelle per mettere questi file le trovate in Documenti, poi My Games, Terraria e dentro trovate una cartella Word e una Player, rispettivamente per il mondo e per il file del personaggio. Su Mac non lo so, però come sempre va la regola, se non sapete dov'è una cosa, fate una bella ricerca per Terraria e dovreste trovarlo senza problemi. Così potrete mettere dentro i file scaricati. Vediamo, non c'è molto da dire perché conoscete questo mondo forse meglio di me, anzi sono abbastanza sicuro che lo conosciate meglio di me, visto che ho ricevuto messaggi di gente che sta davvero più attenta a quello che succede nel mio mondo rispetto a quanto stia attento io. Avete visto sempre i materiali prima che li vedessi io, quindi non vedo perché debba essere stare qua a spiegarvi dove trovare le cose, le conoscete benissimo. Comunque più o meno la zona della città va da questa torre qua a destra, con le varie armature, c'è anche quella di Adamantite, e se vorrete poi craftare quella Hallowed, unendo le tre armature dei nuovi materiali, lo potrete fare voi, io per ora le lascio separate. Poi qua c'è la prima casa, il castello d'oro, con la luna d'argento. Qua sotto le prime case, e questa, per chi non avesse visto proprio tutta la serie fin dall'inizio, questa singola casetta di legno all'inizio era la prima e unica casa. All'inizio c'era solo questa come riparo, poi invece ci siamo un po' espansi, diciamo. Qua c'è il pozzo per fare l'ossidiana, basta scavare, ma attenti ad usare la drill, perché la drill distrugge anche il vetro, quindi rischiate di fare un disastro. Forse è meglio usare un piccone e puntarlo qua solo sul blocco di ossidiana. Poi il resto delle cose, beh, probabilmente le saprete già. Qua c'è il goblin riparatore, che ora si chiama Fugel, che nome strano. E tra l'altro c'è stata una luna rossa e non sono proprio sopravvissuti tutti. Noto che manca quello che vende gli esplosivi, non è ancora tornato. Non so, forse tornerà prima o poi. Spero che non si sia preso una vacanza. Qua l'altra luna di Demonite col mago. Questo è il sistema di difesa, infatti mi butto nella lava per fare un bel bagnetto nella lava. E qua ci sono le due leve. Una chiude il ponte, vedete che diventa da grigio chiaro, grigio scuro, e l'altra attiva le frecce che continuano a sparare. Ora le spengo per non farmi uccidere io. Comunque, al di là di tutte queste informazioni tecniche, quello che volevo dire riguarda il futuro di Terraria sul mio canale. Non so esattamente cosa farò. Ci sono diverse possibilità, avevo in mente di fare delle mod, giocare con delle mod di Terraria, che è una cosa che normalmente non farei, però dato che ho fatto più o meno tutto quello che c'è da fare qua in Terraria, potrei anche dedicarmi alle mod per una volta. Oppure potrei mettermi a fare qualche circuito per mettere delle altre trappole, anche se facessi questa cosa del circuito non sarebbero tantissimi video.
Comunque, Terraria non verrà abbandonato perché conto di fare altri video tutorial, perché innanzitutto sono divertenti e poi perché mi danno modo di diffondere un po' di esperienza e conoscenza che ho maturato in questo gioco, in tutti questi, quanti sono, 74-75 episodi, la serie singola più lunga del mio canale, e quindi questa serie di tutorial mi dà modo di spiegare un po' delle cose che ho imparato. Ed inoltre voglio fare la serie sulle strategie per i boss, perché è una cosa che mi diverte fare. E anche perché penso, insomma, di aver capito abbastanza bene come fare per sconfiggere i boss, quali sono i sistemi più rapidi, quali sono le varie possibilità e anche un po' quali sono le armi più forti in relazione al tipo di nemico che ci troviamo davanti. Quindi niente, voglio fare questa serie tutorial. Non riguarderanno solo i boss, perché ricevo diverse domande per messaggio privato che mi chiedono delucidazioni riguardanti magari alcuni oggetti, in special modo sistemi di crafting come può essere il loom, che è l'arcolaio, o anche la postazione per costruire oggetti di legno, che poi non so nemmeno dove ce l'ho. Perché l'avevo posizionata poi. No, è qua, sì, è questa, è questa. E questa qua è la postazione per creare oggetti di legno. Questo è l'arcolaio. Poi ci sono anche alcune cose da dire magari sul tavolo alchemico, perché ho ricevuto delle domande. E quindi niente, voglio continuare la serie di Terraria con dei tutorial. Però per la serie vera e propria Let's Play, diciamo, quella siamo quasi alla fine, anzi siamo praticamente alla fine, perché non so, potrei continuare con delle mod, ma non sono sicuro. Scrivetemi cosa ne pensate, perché leggo con attenzione i commenti a questo video per capire cosa ne pensate, se vi piacerebbe vedere delle mod oppure no. Oppure potrei, beh, in realtà le due cose non si escludono, potrei anche fare dei video, o almeno diciamo un video, dove costruisco qualche altra trappola qua attorno, non che serva, perché diciamocelo non serve, però tanto per divertimento, anche perché circuiti, anche se ho fatto alcuni esperimenti, non li ho usati poi così tanto. Quindi è tutto, mi sto un po' dilungando perché mi dispiace chiudere, perché tutto sommato non so se poi ci sarà davvero un altro episodio del Let's Play. Io penso di sì, però sapete come vanno queste cose, non c'è un contratto, non c'è niente del genere, quindi magari poi andrà a finire che non si farà più niente, anche se spero di no, come rimbalzava bene quella gelatina sui miei colpi. Quindi niente, vorrei ringraziare tutti voi per avermi accompagnato in questi 74 episodi del Let's Play di Terraria. E, come ho detto, la serie più lunga singola che ho fatto sul mio canale va avanti da un anno, quasi 2 anni credo, un anno e 6 o 7 mesi, una cosa del genere. Ed è una serie quindi abbastanza lunga. Mi sono divertito, ci sono stati dei momenti in cui mi sembrava che il gioco andasse piano e dei momenti invece in cui succedevano mille cose tutte insieme. Nel complesso è stata una bella esperienza. Il gioco mi è piaciuto, però non voglio ancora ridurmi a trarre tutte le conclusioni e le impressioni finali sul gioco, perché non voglio farlo prima del tempo, prima di aver concluso davvero la serie. Quindi dai, basta, è arrivato il momento davvero di salutarci. Quindi vi ringrazio per aver seguito tutta questa lunghissima serie con me e ci vediamo nel prossimo episodio se ci sarà, oppure in uno dei vari video sui tutorial. Quindi grazie ancora e vi saluto. Ciao a tutti!